Ciao a tutti e buon venerdì 29 aprile. Allora, nella giornata di ieri si è sparsa una fake news, che è fake news, ovvero la scomparsa di Mino Raiola, puntualmente smentita da Alberto Zangrillo, ovvero il primario dell'unità operativa del San Raffaele di Milano, che ha dichiarato: "Sono indignato dalle telefonate di pseudogiornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo". Quindi, evidentemente, Mino Raiola non sta bene, quindi, evidentemente, Mino Raiola sta lottando. Bisogna chiedere scusa, lo dico da membro della categoria, sebbene ieri goal.com non sia uscito con questa notizia, perché non avevamo riscontri, perché anche noi commettiamo i nostri errori, però la grandezza del network di goal.com, soprattutto le linee guida che abbiamo avuto negli anni, ci hanno sempre portati a verificare 150 volte una indiscrezione prima di renderla notizia, perché non è detto che un'indiscrezione diventi notizia. Un'indiscrezione alle volte può diventare fake news, come è accaduto puntualmente ieri con la morte, non morte, di Mino Raiola. Noi commentiamo i nostri errori, ci mancherebbe. Io sono il primo che molte volte scrive cavolate, però finché si parla di campo, di probabili formazioni, di possibili acquisti, di possibili rinnovi, di possibili cessioni, è un conto. Se entra in gioco la vita di una persona, non ci siamo, ragazzi, non ci siamo, e quindi bisogna chiedere scusa, a prescindere dall'averlo scritto o meno. Ribadisco, io faccio parte di un sito che ieri non ha scritto questa notizia. E ne vado fiero di far parte di un gruppo di lavoro con queste professionalità all'interno, perché significa che allora, con i nostri alti e bassi, facciamo giornalismo vero. Facciamo giornalismo vero e soprattutto cerchiamo sempre di verificare mille volte, appunto, le indiscrezioni. Ragazzi, io credo che poi cosa sia accaduto ieri? La corsa a voler dare per primi per forza la notizia, che è una cattivissima usanza del giornalismo che io definisco 3.0, giornalismo 2022, perché c'è sempre questa corsa a tirar fuori il tweet, a buttare fuori la notizia, molte volte facciamo anche clickbaiting. Cioè, il giornalismo non è una gara, cioè, non è una sfida, è una sfida nei confronti dei lettori, cioè nel senso è voler dimostrare al lettore di essere un network, un media, un giornale, un sito, una persona attendibile, perché l'attendibilità, secondo me, è tutto, agli occhi dei lettori, perché i lettori fanno fatica, secondo me, poi scrivete cosa ne pensate nei commenti, nel 2022 a capire chi sia credibile, chi sia attendibile, chi meno, perché su Twitter ormai tutti fanno i giornalisti, anche quelli che non hanno il tesserino, anche quelli che non sono mai stati in una conferenza stampa, anche quelli che non hanno mai parlato con un protagonista del mondo calcistico, anche quelli che non hanno mai fatto una giornata a 30 gradi sotto la Contina Assa, anche quelli che non hanno fatto una giornata a meno 2 all'esterno della Contina Assa. Ora, io dico sempre, uno può essere anche ritenuto una persona, un soggetto può essere ritenuto una persona valida, credibile e spendibile anche dalla sua cameretta, anche da 1300 km, parlando di un argomento che conosce alla carlona, ma che non lo vede protagonista in prima persona. Perché poi io dico sempre: quelli che vanno all'esterno della Contina Assa, alle conferenze stampa, che seguono la Juventus in casa e fuori, che seguono le dinamiche, i volti sono sempre gli stessi, sono sempre gli stessi danni. Però bisogna accettarlo, anche perché io credo che queste persone, anche non essendo giornalisti, possono insegnarti. Io quotidianamente, da qualsiasi dialogo, cerco di imparare qualcosina. E quindi è anche bello constatare comunque come i social network abbiano allargato gli orizzonti e ampliato i contenuti. Però bisogna fare anche molta, molta attenzione a ciò che si legge. E il problema vero del discorso di Mino Raiola è che ieri Raiola è stato dato morto da fior di giornali online, da fior di media, da fior di televisioni, e così non può funzionare. Così non può funzionare e va fatta davvero una riflessione molto approfondita, perché altrimenti la deriva è dietro l'angolo. Ed è una cosa che, da addetto ai lavori, da giornalista, mi spaventa molto, ragazzi, perché onestamente, ieri a noi di Goal, ma in generale a chi non ha scritto questa notizia, fregava zero di arrivare
40 minuti dopo, un'ora dopo, 3 ore dopo. Interessava meramente ed esclusivamente constatare se l'indiscrezione fosse errata o veritiera. E quando tu parli con più persone, attorno al mondo, questo caso specifico, Raiola, non trovi conferme, la notizia non deve arrivare mai nella vita. La notizia non deve arrivare mai nella vita, perché quando parli di una persona che sta male, parli anche di una famiglia che sta soffrendo. E questo farebbe incazzare chiunque. Immaginiamo su noi stessi, se noi fossimo nelle condizioni di Mino Raiola e accadesse una roba simile, quanto soffrirebbero i nostri cari? Quanto soffrirebbero le persone più vicine a noi? E non è corretto, questo non è modo di lavorare. Ieri è stata scritta una delle pagine più nere che io ricordo del giornalismo italiano sportivo, e non solo. Poi ho visto, ripeto, anche siti di grandissima qualità, siti generalisti che sono caduti nell'errore. Perché poi, se uno la dà e tu non la dai, questa indiscrezione, arrivi dopo e non vuoi prendere il cosiddetto buco giornalistico. Ma questa è una roba che bisogna levarci dalla testa, bisogna levarci nella maniera più assoluta dalla testa, perché io lo dico sempre, quando ho un'indiscrezione sulla Juventus, che faccio le mie verifiche, che mi sembra una notizia vera, poi posso sbagliare, lo ribadisco. Però a me non frega arrivare primo, secondo, terzo, quarto, quinto. A me frega tirar fuori una notizia vera. Punto. Questa è la linea guida che mi hanno insegnato i vecchi saggi del giornalismo. E questa è una linea che porto avanti ormai da 12 anni che faccio questo mestiere, che porterò per sempre fin quando lo farò. Quindi davvero quello che è successo ieri, secondo me, è semplicemente lo specchio del voler tirar fuori qualcosa per cercare di anticipare la concorrenza. E quindi, risultato finale, figuraccia del figuraccio, con un po' il tweet del team di Mino Raiola, che è stato anche molto simpatico, nonostante comunque la situazione sia complicata. Però, ribadisco, immaginare che io possa essere un parente di Mino Raiola, ma anche magari uno non un parente non vicinissimo, apro l'home page di un sito e trovo che questo mio parente è passato a miglior vita, ragazzi. Per poi dire successivamente, ah no, c'è la smentita. E no, non funziona così. Cerchiamo davvero di fare non un passo, ma 100 passi indietro, di guardarci negli occhi e di capire come si debba fare questo mestiere. Perché, ribadisco, un conto è sbagliare sul tema mercato, sul tema proprio di formazioni, sulle indiscrezioni che riguardano il manto erboso. Un'altra è giocare con la salute degli altri. Un'altra è giocare con argomenti che vanno oltre il calcio, come nel caso specifico Mino Raiola, il tema Mino Raiola. Niente ragazzi, volevo solo condividere con voi questo punto di vista, perché davvero ieri su Twitter ho perso piuttosto la testa, anche con i miei colleghi, ma ribadisco, io ho fatto molti errori e ne farò ancora di peggiori, non di questo tipo, perché personalmente penso che una roba del genere non la sbaglierò mai, ma perché piuttosto arriverò al 30° posto di quelli che tirano fuori una roba del genere, ma devi avere delle conferme dirette, devi avere proprio conferme più totali. Tirare fuori una roba del genere per sentito dire o per terzi, no, non ci siamo. Però questo è, ragazzi, un caro abbraccio, buon venerdì, vi saluto, buon weekend, perché io non sarò allo stadio, usufruisco di qualche giorno di vacanza, però i miei contenuti li farò. Un abbraccio.